c'è stato un affollamento pazzesco oggi anche con problemi di traffico, problemi gestionali, erano 1.500 scrutatori. Come possono influenzare il voto generale? Possono influenzare il voto generale al di là di una certa soglia, perché noi in ogni caso avremo dagli italiani all'estero intorno a 1,5 milioni di voti, e questo 1,5 milioni di voti non muta l'andamento totale Italia, ma è marginale se c'è distanza tra sì e no, come vedremo. Possiamo dare una percentuale? Quanto conta? Un punto e mezzo rispetto a un punto e mezzo in su o in giù? Diciamo che conta anche 2 punti in su e in giù, ma questi 2 punti si rattrappiscono in funzione dell'aumento dei voti in Italia. Quindi, siccome c'è stata un'ampia affluenza, il voto sembra essere una cosa degli italiani all'estero, però sicuramente, ma potrebbe incidere di meno in Incide di meno, percentuale. certo. Allora, mancano 3 minuti e qualcosa. Vi presento intanto gli ospiti per il sì, c'è Emanuele Fiano per il Partito Democratico. Accanto a lui Enrico Costa per Area Popolare. Enrico Costa è ministro.